Il sindacato CGIL sostiene e supporta la protesta dei lavoratori ESA. Sì, la CGIL e anche la UIL sosteniamo la protesta dei lavoratori dell'ESA, in quanto la Regione Siciliana e l'ESA non vogliono applicare la legge che garantisce le garanzie occupazionali a questi lavoratori, una legge varata nel 2022, la numero 13, che assegna a questi lavoratori 181 giornate da compiere nell'arco dell'anno. Purtroppo ci offrono un contratto completamente diverso rispetto agli anni precedenti, che i lavoratori non vogliono accettare, perché si ritorna indietro almeno di 30 anni. Noi sosteniamo la necessità che vada modificato il contratto individuale di questi lavoratori, per cui stiamo seguendo alcuni passaggi. Abbiamo chiesto un incontro al prefetto di Agrigento. Domani mattina partiremo in autoconvocazione con tutti i lavoratori presso la Presidenza della Regione per avere un incontro col Presidente della Regione Schifani, in modo tale da prospettargli tutta quanta la situazione e cercare di risolvere al più presto una situazione che diventa ogni giorno più incresciosa e che certamente mortifica la dignità di ogni singolo lavoratore. La vostra protesta proseguirà fino a quando? Proseguirà fino a quando non saranno rispettate le regole, perché di questo si tratta, rispettare le regole. Noi le rispettiamo, il nostro datore di lavoro non le rispetta, tutto qui. Quindi aspettiamo che si rispettino le regole per poter togliere la protesta dalla piazza, altrimenti andremo ad oltranza. Che succede? Succede che noi siamo tutelati dalla legge 13, dalla legge regionale, dove vengono garantite le garanzie occupazionali di 181 giornate lavorative, e l'ente disattende questa legge. Quindi noi pretendiamo il rispetto della norma.